ho deciso di diventare scultore quando avevo 10 anni. Poi, man mano, quando cresci, questa decisione, questo sogno che diventa una realtà, ma nello stesso momento una responsabilità verso se stessi. Responsabilità anche di coscienza, quello che fai, quello che mandi come messaggio. Perciò è sempre cambia, in senso sempre sembra che ancora manca qualcosa di veramente fare artista. La cosa che mi attrae in generale nella mia ricerca è l'essere umano, tutte le sue condizioni fisiche, psicologiche, mentali, eccetera. Cercare di capire l'essere umano nel suo bene e nel suo male. Non lo faccio per giudicare, ma semplicemente per conoscere. Credo che sì, l'arte deve avere un messaggio. L'arte è un simbolo. Quindi trasmette un ritmo, una vibrazione nello spazio e nella società. Se l'arte non ha questa capacità, secondo me diventa una decorazione, che ben venga, non è una critica, ma sono due cose completamente diverse. L'arte è una responsabilità, è un culmine di un riflesso, di un accumulo di esperienze che poi si trasforma in un messaggio potente, forte. Non per forza deve essere, non so, religioso, politico, eccetera, ma deve avere una potenza, una verità, in senso un segno di verità. Nella mia ricerca, nelle mie opere, cerco di trasmettere dei messaggi che comunque dentro di sé contengono un messaggio di conoscenza, di autoriflessione. Cioè, mi piace al visitatore non offrire un piatto di ciò che penso io, no, assolutamente, ma stimolare a riflettere di se stesso. Al simposio ci sono stato già una volta nel 2011. Dal punto di vista artistico mi è piaciuto questo scambio di diverse culture, pensieri, un'occasione di riflettere. Non lo so, cioè non è una cosa mia. Io non ho deciso, mi è venuto così in realtà. Quasi donata. Per me proprio aiutare a conoscerci. A differenza della scienza, arte anche dà una possibilità di intuizione. E quindi ti spinge verso una direzione che te non sai neanche cos'è. Quindi ti butti e lo fai. Thank you.